c'era un muro che divideva le due stanze, con un vecchio televisore a colori che manco la presa a scarte c'aveva, e quindi c'era, vi ricordate quell'attacco della PlayStation 2? Mamma mia, no? Con i connettori che lo attaccavano, sì, ecco, sì. E c'era quello e giocavamo e prendevamo le nazionali, perché i club erano con tutti i nomi sbagliati, no? Quindi io giocavo con la Jugoslavia, perché ogni punizione di sinistra era in gol. Era un gol. E c'era questa cosa che ci faceva che io facevo sinisa e la palla la buttavo. Giocavo, non ricordo ancora, io giocavo il 4-5-1, Mijatović unica punta e centrocampo molto coperto con Stankovic, con Stojković, ve lo ricordi Stojković? Io un po' di meno, sinceramente. Io giocavo 4-4-2 con i 4 a centrocampo a rombo. E arrivavo sul fondo, passavo la palla dietro al limite dell'aria e c'era sempre l'uomo libero quasi sempre. Quello era, sì, Winning Eleven. Sì, fantastico. Winning Eleven. Fantastico. Sì, che a un certo punto arrivavano i giocatori che erano stremati, non ce la facevano più. Sì, che non, esatto, che non correvano. Che non correvano più. Si cadevano per terra. Esattamente così. No, insomma, erano altri tempi. Comunque mi è stato richiesto dai giovani qui di portare la PlayStation. Vediamo. Porto la mia PlayStation 3 e cominceranno un torneo. Quindi se riescono a trovare il suo PES 2015, io di certo non lo compro PES 2015. No, non lo compro perché non ci gioco più, Federico. No, fino all'anno scorso ci giocavo. Però l'anno scorso l'ho comprato a Natale e vi dico la sincera verità, ci ho giocato fino a Pasqua, poi basta. Beh, sì. Ero uno di quelli che ci faceva. Io ero uno di quelli che faceva i tre. Ma le Master League, signori, io ero in grado di giocare la Master League, però con tre squadre differenti, una per il campionato spagnolo, il campionato italiano, una per il campionato inglese. Ai bei tempi, Max, mi trovavano una giornata famosa, questa storia un giorno te la racconteranno. Io mi imparavo i campionati con le partite da 60 minuti a un inglese. Ah, da matti, da matti. Partite a livello difficile che giocavo reali, 60 minuti reali, che era una cosa da matti veramente. Va bene, sono le 23:45, abbiamo fatto ormai mezzanotte. Esattamente, bella trasmissione oggi, Federico. Format questo qua dobbiamo riprendere perché si intercambiano. Tutta una tirata io ho fatto, perché diciamo sono partito da Federico Vattili e Davide Moroni. Poi ci hanno lasciato un po' perché hanno la loro serata del venerdì, la cena. È arrivato con noi, tra te, anche Davide Di Cosmo, che tra l'altro noi ritroveremo qui la settimana prossima, sempre Club de Football, Calcio, Football, e adesso noi lo salutiamo augurandoci delle scommesse che vadano in porto. Davide, ci auguriamo, anche perché ci abbiamo da comprare ancora tante cose, ma certo, io gioco sempre senza dare una, secondo me, per esempio noi diamo, questo non è, sono delle giocate certe, noi diamo il nostro pronostico, di fatto questi sono dei pronostici, e per esempio invece a me piace molto visualizzare questo, il nostro amico e collega dell'altra, Matteo Pietrosante, che dà esattamente, diciamo, la giocata da postare fine settimana. Noi abbiamo scelto di utilizzare quest'altro format, e comunque sperando che la grande completezza, diciamo, dei programmi della Radio Roma Futura possa essere utile a chi ci ascolta e possa anche tornare più simpatica. Lo facciamo in questo modo, loro nell'altro, e andiamo avanti così. Questa radio ci piace sempre di più. È un po' come quando Paolo Fox dice l'oroscopo, dice non credeteci ma verificatelo. Quindi stessa cosa. Il problema è che bisogna credere per giocare. Bravo. Esatto.
No, no, però bella questa cosa di questo format, Federico, nel senso che venerdì che ci allunghiamo, facciamo la trasmissione completa, in cui certo non devi toccare sempre al Pampa a star chiodo, insomma. Anche se il Pampa è bravo, poi bisogna pure dire questo. Devo dire la verità. È bello, però quando sei come opinionista sei proprio in un salottino che ti rilassi, mancano solo le pantofole. Infatti vedi io come sto a finire la sala adesso. Bravo, invece io sto sempre un po' sull'attenti, certo, foto. Poi stai giustamente lavorando su Facebook, sui social network. Infatti salutiamo chi continua a seguirci anche a mezzanotte, mi piace sulle foto, insomma. È stata davvero una serata ricchissima. Esattamente. Noi salutiamo il nostro Davide di Cosmo. Buonasera a tutti. E che ritroveremo qui la settimana prossima. Maxi, saluti a te. Grazie, intanto. E soprattutto grazie. Ma grazie a te che come al solito conduci sempre con molta professionalità. E salutiamo insomma sia Valerio Valeri che Marco Misseri che sono intervenuti telefonicamente. E do una notizia, che una comunicazione che ci fa avere Lorenzo, al di là dell'acquario, Lorenzo Lobo, il nostro grande tecnico, fonico, super grande, immenso, come lo chiama Alberto Polinori. Che questa sera sicuramente voi state ascoltando probabilmente un suono migliore, ancora migliore perché già migliorato questa settimana, un suono migliore, però probabilmente ancora sta in fase di sistemazione, quindi se sui collegamenti telefonici c'è stato ancora qualche piccolo problema, ci scusiamo, però la trasmissione di oggi è così lunga, con più voci ovviamente servirà a Lorenzo a sistemare ancora di più. Vuoi, prima che chiudo, dare invece i saluti di questo nuovo format che abbiamo detto anche ieri sera? Sì. Quindi salutare tutti i nostri amici a Milano. Esatto, vogliamo tutti mandare i amici di Ciampino, a tutti gli amici di Milano, Legnano, Ciampino, Pomezia, Terra e Cerveteri, tutte queste località sparse ormai a livello nazionale, perché Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento, ormai è diventata una realtà sempre più vera, e quindi noi mandiamo un grandissimo abbraccio, un grandissimo saluto a tutti loro, eppure a chi ci ha ascoltato durante il calciomercato all'estero. Bravo, ecco perché, capito David, perché salutiamo la Grecia, perché adesso Spreaker riesce a fare, ci dà anche la possibilità di sapere da che nazione, da che città ci ascoltano, e nel mese di agosto più circa un buon 20% di ascolti venivano dalla Grecia. E perché noi stavo io e Federico facendo Club de Football speciale calciomercato, abbiamo molto parlato di Manolas e quindi dalla Grecia taggavamo Manolas, e quindi ovviamente dalla Grecia ci hanno ascoltato, non so che cosa abbiano capito. Felice per, insomma, per questa nuova attitudine. Ah sì, no, infatti per questo stavo della dicendo. Piattaforma. Se hai qualche amico sparso per il mondo, per l'Italia, esatto, sapremo se ci ascolta oppure no, se ti prende in giro. Magari dall'altra, da oltreoceano giocano le scommesse di Dico. Esattamente. È incredibile. Magari nel Massachusetts, lo stavo in New York, c'è qualcuno che fa titolo marocano. No, che sta lì e si gioca le giocate di Italia. Allora voglio raccontare, visto che avete detto questa cosa, non voglio un attimino intromettermi, anche se avevo salutato. Io quando ero molto piccolo, diciamo quando sono iniziati a uscire i siti dove si poteva giocare online, appunto aperto con una piattaforma, io non giocavo, non facevo giocare a calcio, mi ricordo che mi ero appassionato e giocavo l'hockey sul ghiaccio del campionato americano. E su, mi ricordo, 5 volte l'ora, 5 di numero, e lo ricordiamo perché mio fratello ancora mi ricorda ogni tanto, lo tira fuori, su 5 settimane che avevo giocato ero riuscito a prendere il picchetto, peraltro anche con delle cifre cospicue, per ben 2 volte su 5, giocando l'hockey sul ghiaccio soltanto, non vedendo nemmeno quali erano le quote, ma i nomi delle squadre che mi stavano più simpatici, diciamo, era una cosa, insomma. Appunto, e mi andavo a vedere, avevo cercato un canale, perché ho detto questo, perché avevo cercato un canale dove facevano, comunque mostravano gli highlights delle partite dell'hockey sul ghiaccio, le cose fantastiche, quindi oltreoceano ci
auguriamo che ascolti esattamente proposte di scommesse. Va e, bene. E quindi mandiamo anche un abbraccio agli amici oltreoceano. Esattamente. Siamo nei minuti di recupero, parliamo calcisticamente, dai. È stata una puntata ricchissima, abbiamo seguito tutte le dirette della serata, derby vari, insomma, grandissime emozioni, quindi salutiamo ancora Maxi Morgante che ritroviamo domenica con Club de Football Extra Time alle ore, beh, diciamo che facciamo le 19, no, come l'altra volta. Sì. Così abbiamo anche il primo tempo del derby Juventus Torino. Così tutte le... Ah, le 18 gioca Juventus Torino, è stata spostata? No, no, è sempre le 18. La Juventus è sempre quel problema che chiede di giocare alle 18 in casa, sì, perché c'hai i bambini delle scuole, no? Quindi... Ah, ok. Quindi salutiamo lui, salutiamo Maxi Morgante, cioè, che ritroviamo domenica, ormai dopo 4 ore di trasmissione ci sta. Ritroviamo domenica con Club de Football Extra Time e tutti i vari collegamenti telefonici dai vari tifosi e poi salutiamo ancora i nostri ragazzi della Tana dei Lupi e del Nido delle Aquile, Marco Misteri e Valerio Valeri, che sono stati in collegamento telefonico con noi. Federico Attili, che stasera ha fatto il suo esordio, che salutiamo ancora bene. Una volta. E poi anche Davide Moroni, che risentiremo qui a Club de Football, sempre Extra Time, domenica, e poi ritroveremo martedì da Leoni, martedì. Noi, io, Federico e il Pampasozio, ci risentiamo su Club de Football Extra Time domenica, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Inter, quindi telefonicamente con Maxi Morgante farò un collegamento telefonico. È davvero tutto, lanciamo la sigla finale, Maxi. Quindi lanciamo la sigla finale, sei pronto? Lanciamo la sigla finale e auguriamo un buon weekend a tutti, e soprattutto calcistico. Speriamo bene, via, sempre... dai. Forza Roma. Speriamo bene. Visca l'Arsa. Fate sempre i bravi, e forza. Certain to score, and psychos screaming, three lines.